Il mondo del pugilato è in fermento e il Palasport di Viareggio venerdì 22 settembre ospiterà un emozionante ritorno. Tra i nomi che si preparano a salire sul ring c'è un giovane talento viareggino che sta attirando l'attenzione di tutti, Gioele Pierini, finalmente pronto per l'esordio da professionista dopo anni di duri allenamenti. Il ragazzo, dopo un'ottima carriera da dilettante, potrà finalmente testare il suo pugilato fatto di colpi pesanti e avrà dalla sua parte il pubblico delle grandi occasioni che sicuramente non mancherà. Al palazzetto di Viareggio torna dunque la grande boxe, con una mista dilettanti e professionisti di alto calibro. Un nome fra tutti, Fabio Turchi. Il forte pugile fiorentino incrocerà i guantoni con il georgiano Lukutashvili in un match sulle 8 riprese. Vedere da vicino un atleta di questo calibro, che ha combattuto in tutto il mondo, non può che essere di buon auspicio per tutti gli appassionati di pugilato. Saliranno sul ring anche il talento del Mugello, Leonardo Sarti, al suo sesto incontro da professionista, il forte pugile Faraoni e la guerriera Paola Cappucci, atleta conosciutissima e affermata negli sport da combattimento. Ma la riunione di pugilato offrirà anche la presenza dei atleti dilettanti viareggini tesserati per la società organizzatrice. Culu di Everich, Failli, Moriconi e Napolitano. Importante sottolineare l'impegno mentale e lo sforzo economico che il presidente Pucci della Metropoli si sta mettendo per questa manifestazione che vede anche la collaborazione del Comune. Un evento sportivo, ma anche mediatico, che solo grandi piazze italiane si possono vantare di aver organizzato.